ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Luca, capitolo 15, versetto 32. Amore incondizionato. La parabola del figliuol prodigo, forse una delle storie più ricche di significato e più conosciute della Bibbia, ci parla dell'amore incondizionato del Padre Celeste. Gesù racconta di un uomo che aveva due figli. Il più giovane di loro chiese al padre di dargli la sua parte di eredità per poi andare via di casa e vivere in maniera dissoluta. Quando ebbe speso tutto, egli finì col pascolare i maiali nel paese in cui si trovava. Il giovane, rientrato in sé, si alzò e tornò da suo padre. Vedendolo arrivare da lontano, l'uomo corse incontro al figlio e lo abbracciò. Dopo aver fatto portare una veste nuova, dei calzari e un anello, si misero a fare gran festa. Il figlio maggiore si adirò e non volle partecipare ai festeggiamenti, nonostante il padre lo pregasse di entrare in casa. Qualunque sia la tua posizione, fai il primo passo per tornare da Dio.